Ciao, mi chiamo Marco e mi piacerebbe poter comprare un'auto nuova, fare un viaggio con la mia ragazza, ma ho bisogno di un piccolo aiuto. ProFamily, prestiti personali, cessioni del quinto della pensione o dello stipendio e mutui BPM con la massima trasparenza. Perché ProFamily è la società di credito del gruppo Banco BPM, un grande gruppo bancario per realizzare un grande sogno, il tuo. Ti aspettiamo a San Nicandro Garganico, via Antonio Gramsci 91. Messaggio pubblicitario. Info su profamily.it. Cari telespettatori, buonasera. Benvenuti al programma culturale intitolato Culture. Bene, cari telespettatori, oggi vi parlerò di una grande opera della letteratura italiana. Anzi, oserei dire di una grande opera della letteratura mondiale. Vi parlerò della Divina Commedia. Mi urge subito fare un attestato di grande umiltà, perché io modestamente cercherò di commentare i primi versi della Divina Commedia. C'è stata gente che ha dedicato la propria vita alla Divina Commedia e io voglio fare questo attestato di modestia dicendo che ci metterò tutto il mio impegno nel commentarvi al meglio la Divina Commedia, sapendo anche che ci sono professori e studiosi illustri a livello nazionale, internazionale e mondiale che se ne occupano. Ecco, dopo questo attestato di stima e di modestia, partiamo subito. La Divina Commedia è un poema allegorico, didascalico, scritto da Dante Alighieri. Come sappiamo, Dante Alighieri è stato soprannominato da molti studiosi il padre della letteratura italiana. Egli scrisse diverse opere nella sua vita. Scrisse il De Monarchia, dove ci parlò di politica, dove lui ci parlò della teoria dei due soli, della Chiesa e dell'impero, che si dividevano il potere, come dire, temporale e il potere spirituale. Lui scrisse il De Vulgare Eloquenzia, dove si interrogò sul problema dei 14 dialetti e sul problema del volgare, della lingua volgare. Lui scrisse La Vita Nova, dove parlò dell'amore, e quindi ci parlò proprio dell'amore, come dire, come un essere personificato, e un amore che prese fortemente Beatrice. E qui abbiamo il contesto, abbiamo la tematica dell'amor cortese e anche altro. Ma io oggi vi parlerò della Divina Commedia. Ecco, la Divina Commedia ha come rime delle terzine incatenate di endecasillabi e questa fu composta fra il 1306 e il 1307 ed il 1321 ed è ritenuta uno dei migliori capolavori di tutti i tempi della letteratura. Il poema è diviso in tre cantiche. Quindi poema diviso in tre cantiche. Tre cantiche da 33 canti ciascuno. Quindi tre cantiche da 33 canti ciascuno. Queste tre cantiche ci portano nell'inferno, nel purgatorio e nel paradiso. Il poeta a 35 anni, quindi nel mezzo del cammin di nostra vita, cosa fa? Il poeta immagina di fare un viaggio ultraterreno nei tre mondi dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. In questi tre mondi lui incontrerà diverse figure, figure realmente esistite o figure immaginarie. Incontrerà molti difetti dell'essere umano, per esempio i sette vizi capitali, incontrerà personaggi politici, penso al canto di Lucifero,
dove abbiamo per esempio Bruto, Cassio e Giuda, tutti insieme. Penso a Buon Conte di Montefeltro, penso ad esempio a Limbo, dove ci sono tutti quanti i personaggi della filosofia greca, latina. Abbiamo Cicerone, abbiamo il Saladino, abbiamo moltissimi personaggi. Quindi nel Limbo, per dirne una, abbiamo dei personaggi che sono vissuti prima della cristianità, perché nella Divina Commedia, quindi, importante è Dio. Quindi, e si parte da un amore carnale come quello di Paolo e Francesca, e piano piano si sale fino ad arrivare in paradiso alle anime pure, quindi alle anime salve, e si arriva in paradiso fino ad arrivare Dio e le voci angeliche e anche i santi. Vedete, parlare della Divina Commedia è un compito arduo, proprio perché ci sono moltissimi personaggi e moltissime tematiche. Scusate questo inciso. E vi posso dire che molti dei testi importanti utilizzati da Dante derivano da testi dei suoi tempi. Per esempio, io ricordo le cronache medievali, dove erano raccontati diversi eventi realmente esistiti. Nelle cronache medievali, per esempio, potevamo trovare la storia di Paolo e Francesca, di questo amore fra cognati, e questo amore che verrà stroncato da Gianciotto Malatesta. Gianciotto Malatesta, che era il marito di Francesca. E quindi, oppure ricordo personaggi come Ugolino della Gherardesca, che venne fatto morire nella Torre della Muda insieme ai propri figli. Ecco, come dire, la nostra Divina Commedia è importante perché deriva dal greco komodia, che significa canto del villaggio, però il termine divina ce lo darà Giovanni Boccaccio. Allora, ecco, come dire, adesso passo al commento dei primi sei versi della Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Ecco, nel commento abbiamo: nel mezzo del cammin, Dante ha 35 anni ed egli ha praticamente, quindi a metà della vita, e si ritrova nella selva. La selva è l'errore, la selva è il peccato. E Dante quindi ha uno smarrimento religioso, quindi lui è un peccatore e sa di peccare. Ecco, la selva è importante perché noi abbiamo la selva, quindi con una boscaglia, ed è oscura. Oscura perché? Oscura perché non c'è la luce. Quindi, e dove c'è l'oscurità, dove ci sono le tenebre, lì non c'è la luce. Quindi l'oscurità è l'opposto della luce, il peccato è l'opposto della purezza. Ecco l'allegoria, cioè il far l'utilizzare un termine però facendone capire un altro. Come dire, abbiamo che la dritta via avevo smarrito. Quando si parla di dritta via, era la via verso Dio, la via della salvezza, quindi verso la salvezza. Il nostro Dante si sentirà spaurito, e quando arriverà nella spiaggia desertica e poi salirà sul colle, egli incontrerà tre belve, le tre fiere, tre personaggi. Incontrerà la lince o la lonza, incontrerà la lupa. Quindi tre personaggi importanti che stanno a rappresentare la
cupidigia, la lussuria e la superbia. La lussuria, la superbia e la cupidigia in seguito. Ed egli verrà, sarà impaurito da questi tre, come dire, vizi capitali. Però arriverà una figura paterna ad aiutarlo e dirà: io sono di Mantova. E dice: io sono vissuto nell'era degli dei falsi e bugiardi. Bene, questa è una figura enigmatica ma bellissima. Sarà la guida di Dante nell'inferno e nel purgatorio. Lui è Publio Virgilio Marone. Per tutti Virgilio. Virgilio, lo scrittore delle Georgiche, delle Georgiche, delle Bucoliche, ma soprattutto dell'Eneide. Colui che ci parlerà del Pio Enea che, lasciando la città di Troia aggredita, assalita, incendiata dai greci, egli andrà a fondare Roma. E il nostro Virgilio sarà un padre spirituale e una grande guida per il nostro Dante. Egli lo accompagnerà, come ho precedentemente detto, scusate, nell'inferno e nel purgatorio. Poi nel purgatorio Dante sarà preso da Beatrice. Su Beatrice si è detto molto. Alcuni studiosi l'hanno vista come una fonte di ispirazione per Dante. Altri studiosi hanno visto Beatrice Portinari come la donna amata ma che non corrispondeva a Dante, quindi la donna amata da Dante ma che lo rifiutò. Ci sono molte ipotesi, anche suggestive, però sappiamo che Dante fu sposato veramente a Gemma Donati. Bene, cari telespettatori, questa puntata emozionante volge al termine e io continuerò il mio impegno raccontandovi anche altri canti della Divina Commedia. Spero di avervi dilettato e io vi aspetto con il consueto appuntamento del martedì su sanicandro.tv e vi abbraccio tutti. Buona serata.